coscienza Riccardo Poletto, il capolista della lista che appoggia Angelo Vernillo come primo cittadino. Con l'auto contro l'oratorio di San Gaetano a Schiavone, danneggiato il patrimonio artistico, causa guida alcolica. Uno scontro tra una moto ed un furgone manda il tilt in traffico sulla pedemontana in mattinata, salvo il Centauro. Il sindaco di Rosara assicura i residenti di Via Filzi che ci avevano segnalato disagi, non vi abbandoniamo. Sonia Valerio, che ha appena vinto il campionato mondiale di pole dance, ci spiega i segreti di questo sport. Nuova edizione di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Bassano Passione Comune tenta il bis alla conquista della poltrona di sindaco sulla riva della Brenta. Tutti per Angelo Vernillo, ma il capogruppo resterà il sindaco uscente Riccardo Poletto. Tempo di fotografie di gruppo, stringersi nell'inquadratura, non cadere dai gradini della fontana di Piazza Garibaldi e lanciare la sfida cercando di arrivare altrettanto sorridenti quando si conteggeranno i voti a seggi chiusi. Bassano Passione Comune tenta il bis. La lista dell'attuale sindaco uscente, Riccardo Poletto, gioca ancora sul tavolo delle amministrative, solo che rimescola le carte sul tavolo da gioco come Angelo Vernillo, candidato alla poltrona di primo cittadino. La civica, in realtà, mischia bene il suo mazzo tra volti nuovi e navigati conoscitori della politica cittadina, ma alla fine il suo asso nella manica torna ad essere, di nuovo, l'attuale sindaco, che non si propone come sindaco ma come capolista. Non ho la disponibilità di fare altri 5 anni il sindaco, con impegno non a tempo pieno ma a tempo pienissimo, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Ho sempre detto che però ci tenevo a essere a disposizione per mettere a frutto le esperienze e le competenze maturate in questi 5 anni, quindi lo sono come capolista di questa lista che ha molte persone nuove e la sarò anche poi quando vinceremo per un incarico in giunta. Ma farebbe il sindaco ombra? No, il sindaco ombra non esiste. Giorno d'oggi il sindaco è difficilmente una persona che può essere messa in ombra da qualcuno che fa parte della giunta. Piuttosto noi abbiamo sempre ragionato come squadra, abbiamo lavorato bene in questi 5 anni, credo che la mia leadership, se vogliamo chiamarla così, è sempre stata caratterizzata dal delegare gli assessori e cercare poi di maturare le scelte insieme. Bassano Passione Comune quindi all'assessore Angelo Vernillo come volto per diventare sindaco. Il peggior ostacolo che dovrà superare è che le amministrative vengono in una congiuntura politica più che sfavorevole per il centrosinistra nazionale. La salita non deve spaventare quando si hanno buone gambe da poterla affrontare. Noi crediamo di avere buone gambe, crediamo che sia in salita per tutti coloro quali partecipano a delle competizioni elettorali. La fatica c'è da parte di tutti, noi ci impegniamo con il nostro cuore, con il nostro cervello, con la nostra anima e daremo tutto per la nostra città. Bassano e i bassanesi sanno cosa è importante e cosa serve alla loro città. Noi glielo racconteremo, ci confronteremo, ascolteremo e già più volte è successo che abbiano saputo scegliere in maniera oculata e capire la differenza tra delle elezioni amministrative e delle elezioni europee o politiche. Cosa serve alla loro città? Un'unica parola. Serve lo sguardo per andare avanti e la fiducia nel futuro. Aveva un tasso alcolemico di 2.3. L'automobilista che ieri sera alle 11:30 si è schiantato contro l'oratorio di San Gaetano a Schiavon. Aveva un tasso alcolemico di 2.3 l'automobilista che si è schiantato contro l'oratorio di San Gaetano a Schiavon. Oltre 4 volte il limite imposto dalla normativa per potersi mettere al volante. E infatti puntualmente il 47enne ha perso il controllo del suo SUV nell'ampia semicurva all'altezza della chiesetta sulla provinciale 248. Il Range Rover Evoque è schizzato via centrando in pieno lo spigolo dell'edificio sacro e portandosi appresso una spanna buona di mattoni e intonaco. Se avesse colpito l'oratorio sul lato lungo o sulla facciata avrebbe probabilmente abbattuto l'intera parete. Il veicolo è invece rimbalzato e si è fermato in mezzo alla strada. Il boato ha svegliato i residenti che sono scesi in strada per vedere cosa fosse accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della postrada di Bassano che hanno eseguito i rilievi di rito e messo in sicurezza l'area. Vista la situazione, il conducente del
SUV è stato sottoposto all'alcol test e il risultato ha lasciato di stucco la stradale. L'uomo, rimasto illeso del botto, aveva un tasso alcolemico di 2.3 che gli costerà una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Via la patente, naturalmente, e via pure l'auto o quel che ne resta. Il Range Rover è infatti andato quasi disintegrato nella carambola, che per fortuna non ha coinvolto altri veicoli o pedoni. Il comando bassanese della Polstrada ribadisce ancora una volta come sia gravissimo mettersi al volante dopo aver bevuto. Casi come questo confermano che c'è ancora tanta strada da fare e che la prevenzione non è mai troppa. Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in seguito ad un pauroso incidente stradale avvenuto sulla pedemontana. Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un pauroso incidente stradale avvenuto sulla pedemontana, dove la sua due ruote si è schiantata contro un furgone. Dopo l'urto l'uomo è volato sull'asfalto, dove fortunatamente non è stato travolto dagli altri mezzi in transito. Il sinistro si è verificato all'altezza del distributore Esso fra Marostica e Bassano, in uno dei tratti più a rischio dell'arteria che collega i centri della pedemontana. Dinamica e cause sono ancora al vaglio, come pure eventuali responsabilità. Il ferito è stato messo in sicurezza nel cantiere della vicina superstrada pedemontana fino all'arrivo del personale del SUEM, mentre in entrambe le direzioni di marcia si sono immediatamente create lunghe colonne di auto e mezzi pesanti. Le condizioni del centauro sono apparse fin da subito molto gravi, ma il quadro clinico è andato migliorando con il passare dei minuti. Se la caverà con fratture ed escoriazioni varie. Grave lutto questa notte nel mondo dell'arte per la scomparsa di Guido Sgarabatti, nato ad Abano Terme l'8 giugno di 94 anni fa. L'artista fu allievo di Manzù, frequentò gli studi dell'Accademia di Belle Arti e, a Venezia, dopo una laurea in giurisprudenza, compagno di università, fra le altre cose, di Giorgio Napolitano. Di lui si ricorda lo spessore culturale e filosofico che lo portò a parlare molte lingue e a tradurre dal sanscrito scritti del filosofo Patanjali, nato 400 anni prima di Cristo. Ancora da stabilire la data della cerimonia funebre che si terrà nella chiesa di Monticelli, non lontano da Arquat Petrarca. Ci spostiamo ora a Rosacon e io chiamo Rete Veneta e parliamo di Via Filzi. Via Filzi, al confine tra Bassano e Rosà, ricorderete senz'altro la segnalazione dei residenti che avevano chiamato Rete Veneta per denunciare una situazione per loro diventata insostenibile. Via Filzi al buio di notte. Al buio, ma proprio il buio. Vi sentite un po' dimenticati voi dalle amministrazioni? Ma tanto perché proprio qua, cioè proprio notte buia fonda qua. Siamo lasciati proprio l'ultimo residuo di Bassano. Qua è di Rosala, l'ultimo residuo, però le tasse le paghiamo uguale di quelli che abitano in centro, che hanno tutte le comodità del mondo. Ecco, allora noi siamo stati a chiedere spiegazioni a uno dei due amministratori interessati, abbiamo contattato Paolo Bordignon, sindaco di Rosà. Avevo proposto di poter mettere dei punti luce, però agganciati all'illuminazione privata, perché naturalmente il costo della linea dovevano prelevare la linea dalla provinciale, per cui costava un 100.000 euro di intervento. Naturalmente un intervento importante per 4-5 famiglie, capite che non è che l'amministrazione comunale ha un piano di illuminazione pubblica, dobbiamo aspettare quello. Al di là di questo, ho dato la massima disponibilità, l'ho messo dentro nel piano delle opere che verrà fatta, naturalmente appena recupereremo i soldi. Altra questione calda che interessa Via Filzi è la presenza di buche. È un disastro, soprattutto quando piove e non puoi camminare proprio, e che la macchina non sai come, in quali parti di girare. Siamo già intervenuti più volte in quella strada, l'ultima volta mi sembra a novembre dell'anno scorso abbiamo speso 7.000 euro. L'amministrazione c'è, da lì a andare ad asfaltare la strada che è lunga quasi 400 metri costa 300.000 euro, sono impegni importanti per un'amministrazione. Naturalmente sentirò anche il sindaco di Bassano del Grappa per poter fare l'intervento assieme. Insomma, l'amministrazione c'è, abbiamo sentito e ovviamente sentiremo anche noi il sindaco di Bassano del Grappa. E di strade continua ad occuparsi anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con il quesito segnaletica stradale. Da voi è chiara, quindi continuate a scriverci ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. E devono ancora partire i lavori di rimozione dell'amianto all'ex scuola Bellavitis e già nel quartiere serpeggia la paura. I residenti contestano al municipio le modalità di diffusione delle informazioni sui lavori.
Gli interventi all'ex scuola Bella Vitis devono ancora partire e già il quartiere è sulle spine per come verranno condotte le operazioni di rimozione dell'amianto. È appena arrivata in redazione la nota ufficiale del comune sull'avvio dei lavori di bonifica, con tutte le spiegazioni e rassicurazioni del caso sulle modalità di trattamento dell'amianto. Sorveglianza e monitoraggio verranno garantite da ARPAV, Spisal e Comune, proprio per rispondere alle preoccupazioni espresse dai residenti nell'ultima assemblea di quartiere. Tutto bene quindi, manco per sogno, perché proprio i cittadini si lamentano delle modalità di diffusione delle notizie riguardanti i lavori all'ex Bella Vitis. Qualche giorno fa, infatti, in alcune cassette delle lettere del quartiere è stato depositato un volantino informativo dell'azienda che farà i lavori. L'assessore all'urbanistica ci aveva tranquillizzato, ci aveva promesso che avrebbe dato ampia pubblicità nel momento in cui sarebbero partiti con i lavori di bonifica, di demolizione e bonifica. E invece abbiamo ricevuto 3 volantini, 3 famiglie soltanto, tutti gli altri non hanno ricevuto niente. Non è solo la diffusione del volantino, che secondo i residenti è troppo limitata, a causare malcontenti in quartiere, ma anche e soprattutto il contenuto. Cosa dice questa comunicazione? Di tenere chiuse le finestre durante i lavori. E noi chiaramente avremmo avuto piacere che fossimo informati tutti, c'è un volantino da dare almeno a chi abita nel quartiere, nella zona. Ecco quindi le richieste da parte dei cittadini che vogliono rassicurazioni sull'intervento. Chiediamo che dia un'informazione un po' più puntuale a tutta la cittadinanza, a tutto il quartiere, che i volantini che sono stati messi nel buco della posta di 3 famiglie, che lo dia a tutti. Con il prossimo servizio andiamo a conoscere la campionessa mondiale di pole dance. Sonia Valerio, 42 anni, bassanese, si è appena laureata campionessa mondiale di pole dance. Una gara difficile che ha visto 3 italiani, tra cui la nostra Sonia, affrontare il palco tra volteggi e muscoli su un palo in terra di Siberia. Per lei una grandissima soddisfazione in categoria Master 40. E chi se lo aspettava mai? Ci vuole raccontare un po' questa avventura in Siberia? Allora, diciamo che come avventura l'avevo presa molto come divertimento. È stata un'esperienza bellissima, emozionante, molto divertente e non mi aspettavo assolutamente il podio, in quanto sapevo che le altre concorrenti erano molto forti e quando sono salita sul palco la prima cosa che ho pensato è divertiamoci, facciamo divertire e facciamo il nostro meglio. E così è stato, infatti un po' di ansia c'era, l'adrenalina ha fatto il suo dovere e ha fatto quello che è successo, insomma, ecco. E se si chiede a Sonia Valerio che cos'è per lei la pole dance? Per me è la mia vita, perché è il mio lavoro, è la mia passione, è il mio amore, è il mio tutto, è esprimere me stessa, poter insegnare anche una disciplina che è stupenda e bellissima anche altre donne. Altre donne, ma anche uomini, perché come tutti gli sport non ha sesso. Di sicuro, dice la nostra campionessa mondiale, un modo per riscoprirsi. È una disciplina che ti permette anche non solo di fare uno sport che ti fa star bene sia fisicamente ma anche molto mentalmente. E invita quindi tutti a provare questa disciplina. Abbattete ogni barriera mentale che avete, venite a provarla, perché solo provandola vi rendete conto poi che vi innamorate e diventa una dipendenza vera e propria, non si può più fare a meno. Andiamo ora a Bassano per i lavori di ETRA sulla rete fognaria. Scattano a Bassano i nuovi lavori di posa delle tubature della rete fognaria. L'intervento, che costerà poco più di 550.000 euro, riguarderà le vie Civa Portule, Sant'Ignazio e Riviera San Vito. L'operazione permetterà di collegare con il depuratore cittadino 250 utenze. Il progetto prevede inoltre la sostituzione della rete idrica esistente, sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze del quartiere. E ancora una tragedia sul ponte di Ruana.
Nuova tragedia sul ponte di Roana sull'Altopiano. A perdere la vita stavolta da un'altezza di un'ottantina di metri è stato un settantenne di Asiago. Alcuni passanti attorno alle 7:20 di stamane hanno notato un'auto ferma. Insospettiti hanno chiamato i soccorsi, vigili del fuoco di Asiago, carabinieri forestali di Roana, oltre ai carabinieri della stazione di Canove e la polizia municipale roanese. La strada sul ponte è stata temporaneamente chiusa al traffico. Non si conoscono ancora le cause dell'insano gesto. È la terza vittima per la cronaca in quel ponte dal mese di marzo. Scendiamo a Marossica, ma parliamo d'arte. Dimensioni espressive, questo è il titolo della suggestiva rassegna biennale che ritorna per la 19ª edizione ed ospitata alle sale del Castello Inferiore di Marostica. In mostra le attività artistiche degli studenti della scuola media. L'inaugurazione è fissata per le ore 11 di sabato 27 aprile. La mostra è visitabile dal 27 aprile al 12 maggio con orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L'ingresso è libero. In 24 ore tre incidenti stradali lungo l'alta padovana. Il triste bollettino, in questo triste bollettino si contano ben 4 feriti e tutti giovanissimi. 2 di loro sono anche in gravissime condizioni. Lotta tra la vita e la morte, un ventenne che nel pomeriggio di giovedì è uscito di strada con la sua auto e si è schiantato contro il muro esterno di un'abitazione. L'incidente è avvenuto a Gran Torto. Il giovane alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere, ma è stato estratto vivo dai medici del 118 intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Il ragazzo ora è in coma all'ospedale di Cittadella. In 24 ore ben 3 incidenti nelle strade dell'Alta Padovana, anche a San Giorgio in Bosco ci sono state 2 donne ferite in uno schianto. Le auto su cui viaggiavano sono finite in un fossato lungo la strada provinciale 47. Sul posto l'elicottero del SUEM per trasportare le 2 ferite in ospedale a Padova. E infine alle 3 di notte di venerdì un 27enne di Cadone che si è schiantato con la sua auto contro un palo della luce dopo una carambola pazzesca con l'auto che ha divelto anche un cartello stradale. L'impatto è avvenuto a 90 Padovana e il ragazzo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. In chiusura di telegiornale vi ricordo Focus questa sera in diretta. Gli ospiti saranno Carlo Calenda, Morena Martini, Giovanni Battista Mestriner, Francesco Pontelli, Luciano Sturaro e Alessio Trentin. Quindi non perdete l'appuntamento a partire dalle 21:15. Vediamo ora le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Cherubin, scopri il gusto dei nostri salumi nostrani, senza additivi chimici. Cotto campestre, senza glutammato, 79 centesimi letto. Salamella d'asino, 4,95 € al pezzo. Sistemi perturbati interessano le nostre zone, provengono dal nord Europa, dall'Atlantico e trovano via facile nello scorrimento da un anticiclone delle Azzorre troppo arretrato sull'Atlantico. Un fine settimana in parte rovinato da questa situazione, ma anche la prossima settimana un tipo di tempo piuttosto variabile, più tipico di marzo che non di aprile. Quindi più in dettaglio prevediamo per domani ancora una pausa di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o pochi nubi con nessun effetto. Dalla serata un aumento della nuvolosità che poi si concretizzerà nella giornata di domenica con cielo coperto e precipitazioni che più o meno a carattere intermittente interesseranno tutto il giorno. E lunedì ancora un po' di instabilità, poi un miglioramento e poi di nuovo un peggioramento, quindi come abbiamo detto un tipo di tempo anche abbastanza variabile. I venti sono deboli, in direzione variabile, anche se tendono a provenire dai quadranti settentrionali. Le temperature ancora domani 10-11 gradi di minima, 20-22 gradi di massima. Per domenica naturalmente col cielo coperto quasi tutto il giorno le massime subiranno un calo anche di 4-5 gradi, quindi massime previste intorno ai 15-16-17 gradi. Per finire l'alta di aria che è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Cherubin, prova i formaggi della Lessinia da 99 centesimi letto. Morlacco del Grappa, 99 centesimi letto. Asiago Mezzano, 79 centesimi letto. Cherubin, a Bassano, aperto da lunedì al sabato con orario continuato.